È un documento che non fa nient'altro che riprendere quello che è la linea sempre sostenuta dal Movimento 5 Stelle e riunifica sotto questo documento tutto quello che è stato espresso dagli attivisti che erano presenti in assemblea. È un documento votato a larghissima maggioranza, praticamente quasi tutti quelli che erano presenti hanno votato a favore del documento. Il documento non fa nient'altro che ribadire che il TAV è un'opera inutile, che l'analisi costi-benefici certifica questo, e chiediamo al governo di prendere in considerazione quella che è la posizione del governo, del movimento in questo territorio. Tutto qui. Vi sentite offesi dal fatto che la sindaca Appendino non abbia partecipato? No, la sindaca Appendino non era inclusa, come non erano inclusi tantissime altre persone che hanno posizioni di presidio sul territorio, al di là del fatto che poi avesse degli impegni che comunque non consentivano comunque la sua partecipazione. Sarebbe stata assolutamente ben accolta se avesse voluto partecipare, se avesse potuto partecipare più che altro. Anche il movimento a livello nazionale per il no al TAV. È chiaro che il movimento a livello nazionale è insieme ad un'altra forza politica, deve governarci insieme, ha un contratto di governo che deve essere rispettato e che noi chiediamo che venga rispettato. Questo contratto di governo prevede che quest'opera vada interamente rivisitata e di conseguenza anche l'opzione zero significa che se quest'opera, l'analisi costi-benefici, dimostra che è completamente inutile o addirittura dannosa, non credo che rimangano altre opzioni possibili per giustificarla, a maggior ragione in uno scenario in cui una volta che quest'opera è stato detto che serve per trasportare le merci stanno scendendo come da quel valico come tendenza nei prossimi anni, si dimostra che non solo non serve quest'opera, ma non servono neanche altre alternative che siano volte ad aumentare la capacità annua di trasporto delle merci. E nel caso non venisse rispettato il patto di governo, cosa farete? Beh, questo lo deve decidere Di Maio, il capo è lui, e quindi è giusto che ogni qualvolta il patto di governo non viene rispettato, deve prendere, insomma, sarà lui che dovrà decidere quali sono le linee migliori di azione da questo punto di vista. Noi non siamo né al governo né tantomeno abbiamo responsabilità politiche a livello nazionale. Noi possiamo soltanto dare quella che è la nostra indicazione politica per quello che riguarda il territorio.